io non posso credere che questa cosa stia accadendo. Io devo, fortemente devo credere che questa cosa in qualche modo si risolverà, perché è il mio futuro. Io oggi ho chiuso i rapporti con il mio futuro. Io adesso non ci dormo la notte. Susanna è una commerciante in provincia di Venezia. Alla Popolare di Vicenza aveva affidato un tesoretto da 100.000 euro, i risparmi e una liquidazione, sfumati. E come se non bastasse, ora la banca chiede a lei delle garanzie per rinnovarle il fido sul negozio. Cioè loro chiedono a me delle garanzie, loro chiedono a me delle sicurezze, quando io ho dato in mano il mio futuro a loro e ne ho ricevuto zero in cambio. Io non sono una di quelle persone che dice mi suicido, però sono certa che qualcuno, se come me quando va a letto ci va con questo pensiero, ci può pensare. Siamo andati a Sant'Orso, in provincia di Vicenza, allo sportello antisuicidi attivato dalla Regione Veneto. Nato per aiutare gli imprenditori in crisi, sempre più spesso riceve telefonate di azionisti disperati. Soprattutto la fascia più debole, gli anziani, quelli che avevano riposto nelle banche tutto il lavoro e il sacrificio di una vita. Una depressione che sta arrivando, apatia, mancanza di sonno, mancanza di appetito. Disperazione ma anche rabbia? Molta, molta, moltissima rabbia. Gianpaolo, piccolo imprenditore, aveva azioni per 80.000 euro. Già 2 anni fa aveva odorato che qualcosa non andava, così ha provato a liberarsi di quelle azioni, ma non ci è riuscito in tempo. Un anno e mezzo ho chiesto alla Banca Popolare di Vicenza di poterle vendere e no, non siamo stati in grado di vendere. Sa, noi non eravamo personaggi importanti. Ma perché vendere? Perché i soldi sono sicurissimi, è una cassaforte della tua famiglia. Puntiamo sulla giustizia. Ci sono anche documenti, artefatti che abbiamo riscontrato, cioè con la postilla aggiunta a mano con scritto si sconsiglia questo finanziamento, è stata fatta evidentemente successivamente. Ora si è mossa la magistratura e la Guardia di Finanza, che martedì ha perquisito la sede centrale. In un comunicato la banca fa sapere di aver collaborato ed essere interessata a fare chiarezza sul passato. Intanto Federcontribuenti ha preparato un dossier con le proprietà immobiliari di Zonin, l'ex presidente indagato, che potrebbero servire a risarcire i risparmiatori. A gennaio Zonin ha donato gran parte del proprio patrimonio immobiliare, si parla di decine di milioni di euro, a favore di familiari. Ecco, noi chiediamo anche che queste donazioni vengano impugnate, vengano rese nulle nei confronti dei creditori. La paura è che questo disastro si ripercuota e abbia effetti negli anni a venire. Stefania ci ha rimesso 120.000 euro. Quel tesoretto a cosa serviva? Per i miei figli. Ci hanno rubato tutto, il futuro anche delle nostre famiglie e dei nostri figli. Io mi vedo derubato del capitale iniziale che avevo per avviare un'attività. Non è semplicemente il danno monetario. Il futuro è molto più importante. Noi siamo una generazione bloccata, non possiamo più fare nulla